essenzialmente ragazzi, ormai chi è qui già da più anni sa quello che Cola ci fa nel corso dell'anno per i ragazzi, è un premio appunto in favore di tutti i ragazzi delle scuole superiori del terzo, quarto, quinto anno che si cimentano in una prova scritta e i cui elaborati vengono giudicati da una commissione esaminatrice che designa in particolar modo, le designa vari, come poi vedremo nel corso della serata ci saranno vari premi, in particolare i primi tre ricevono un premio, una borsa di studio. Io sono qui alla quinta edizione di questo premio, fortunatamente per me, però ho fatto le prime tre edizioni da solo. L'anno scorso mi è stata affiancata invece una bella ragazza, una bella signorina. Allora quest'anno ho pensato tra me e me, sicuramente si ripeterà l'esperienza dell'anno scorso, mi affiancheranno una bella ragazza anche per la quinta edizione. Però gli organizzatori insomma hanno un po' nicchiato, hanno detto no, c'è bisogno di due persone, dicendo non soltanto una bella ragazza ma anche un bravo ragazzo che collaborerà e mi aiuterà a presentare. E allora penso che piano piano mi stanno un pochino mettendo da parte, chissà se è il sesto premio, non credo se questo va. Comunque con piacere coadiuveranno questa serata nel presentare due ragazzi appunto, Antonella Codazzo e Mirko Rizzo. Allora, due ragazzi che potenzialmente avrebbero potuto partecipare al compito preliminare perché avevano diritto tutti gli studenti con una media elevata raggiunta nel primo trimestre. Però sono stati designati come ragazzi spigliati, io lo so che lo sono perché hanno fatto karaoke, hanno già delle esperienze precedenti scusate di presentazione. Come vi siete trovati su questo palco? Senza dubbio ci troviamo benissimo, logicamente è una bella esperienza e ringraziamo anche gli organizzatori per averci dato questa bella esperienza, senza dubbio, parlo anche a nome di Antonella. Ok, quindi in bocca al lupo anche a loro due, entriamo un po' nel vivo della serata. Chiaramente la prima parola spetta all'organizzazione e quindi io chiamo Giuseppe Gemma, che è un po' colui poi il Deus Ex Machina. Scusate, l'emozione. Allora, come organizzatore, ringrazio gli studenti, i professori, i dirigenti di tutti gli istituti di Ringrazio i dirigenti scolastici che con il loro impegno ha fatto sì che questa manifestazione giungesse alla quinta edizione. Come nelle altre edizioni, sono gli studenti, i docenti, i protagonisti di questo concorso, nelle vesti di attori, cantanti e artisti. Un ringraziamento particolare va ai collaboratori di questo istituto, che con la loro disponibilità e fatica hanno trasformato questo lavoro in un vero e proprio autore. Spero che tutto ciò continui nel tempo della cultura. Passo la parola alla matrigna di questo concorso, la professoressa Maria Pia Provenzano. Esaminatrice, poi quest'anno ha messo a disposizione anche, non solo per la prova ma anche poi per la serata che stiamo realizzando adesso il suo studio. La ringraziamo, prego. Grazie. Credo che sia doveroso da parte mia porgere un saluto di benvenuto a tutte le personalità presenti, il rettore dell'università, professor Lavorgia. Politica, per cui tutti quanti ne avremo vantaggio, anche le istituzioni scolastiche. Poi il consigliere Antonio Del Vino in rappresentanza della provincia. E tutti quanti
particolare all'ingegnere Vincenti e alla persona giustissima, il signor Gemma, che mi hanno concesso la possibilità di presentare al pubblico e al territorio questa nuova scrittura. Voi la vedete così oggi, un mese fa era un capannone. Ho messo per iscritto alcune riflessioni che volevo leggerle per essere un pochino più concisa e per evitare, visto che molto spesso parlo a braccio, di dilungarmi più del necessario, per lasciare spazio ai veri protagonisti di questa serata, gli alunni che hanno partecipato al concorso, gli insegnanti che hanno corretto e la disponibilità del gruppo di lavoro nel presentarvi questa manifestazione. Grazie. 5 minuti sono. Quinta edizione in Borsa di Studio Colacem, la cui premiazione per la prima volta si svolge in una struttura scolastica in cui si sono formate generazioni di giovani. E noi siamo qui oggi per sostenere i nostri ragazzi, per aiutarli a crescere coniugando formazione, valori e cultura. Una struttura scolastica rimessa a nuovo grazie anche alla lungimiranza della provincia, nelle persone del presidente dottor Antonio Gabellone, del consigliere professor Antonio Delvino e dello staff tecnico diretto dall'ingegnere Medico. Struttura arricchita da nuove professionalità, diversificate nei vari indirizzi di studio, rispondenti alle reali esigenze del territorio, nelle cui aule riecheggia un continuo vociare. Una struttura scolastica che ha come punto di forza l'interazione con il territorio, con il mondo del lavoro e con tutte le forze sociali che insistono nell'ambito territoriale del Comune di Gradina. E forse una citazione tratta dai classici può esprimere compiutamente l'entusiasmo che ha animato tutte le professionalità operanti nell'istituto che rappresento nel volere fortemente che le due unità scolastiche divise al 31/8/2011 diventassero un unico istituto e non solo come struttura fisica. Amor omnia vincit, diceva Virgilio nelle Bucoliche, canto 10, versetto 69, intendendo con il termine amor passione per il lavoro in tutte le sue accezioni. Un ringraziamento all'azienda Colacem, nelle persone dell'ingegnere Vincenti e del signor Gemma, in rappresentanza della forza lavoro dell'azienda stessa, che hanno manifestato spirito animatore nel diffondere cultura e valorizzare l'impegno degli studenti, affiancando e sostenendo la scuola nella predisposizione della struttura che accoglie oggi questa manifestazione. Un ringraziamento e non solo a tutto il personale della scuola, e qui intendo tutti i miei collaboratori scolastici, in particolare loro che hanno consentito con spirito di applicazione il conseguimento dei risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Va apprezzata la volontà e la tenacia di docenti e alunni delle scuole, liceo artistico Toma, scientifico Vallone, ISS Falcone e Borsellino, che si sono impegnati a curare lo spazio per il momento di animazione. E infine, non perché ultima, ringrazio il mio PSGA, scusatemi se dico così, signora Giovanni Palladini, per la sua forza d'animo e il coraggio nell'intraprendere iniziative, valorizzarle e portarle a termine. Grazie per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Grazie a Giuseppe Gemma, grazie alla professoressa Provenzano.
Io mi unisco ai saluti che ha fatto precedentemente Gemma per quanto riguarda le personalità che sono intervenute a dare lustro a questa nostra serata del mondo della cultura e del mondo della politica economica galatinese. Saluto anche la dottoressa Matilde Pirrera, che è commissario straordinario di Galatina, la dottoressa Beatrice Agata Mariano, che è commissario. Serata. Adesso sul palco l'ingegnere Giovanni Vincenti, che ovviamente è colui che certamente dà impulso anno dopo anno a questa manifestazione, e quindi cedo a lui la parola. Grazie, buonasera. Io sono qui particolarmente emozionato stasera, nonostante sia il quinto anno che facciamo questa manifestazione. E un ringraziamento, io devo assolutamente fare dei ringraziamenti, innanzitutto alla padrona di casa, mi permetto di dirlo, ma non perché effettivamente quest'anno ha voluto dare una svolta. Noi facevamo la premiazione in un altro teatro, e quando mi ha suggerito di farlo qui, io ho accettato volentieri, perché è giusto che una manifestazione scolastica, una manifestazione di questo genere torni a scuola, per cui era fondamentale, per questo grazie. E uno dei ringraziamenti anche innanzitutto al sindaco, che al neoeletto sindaco, al quale auguriamo tutti quanti un buon lavoro sicuramente. E vado proprio per come la rappresentante della provincia, grazie per la disponibilità, e a chi ha preceduto il sindaco, alla dottoressa Pirrera, perché con lei e alla dottoressa Mariano, perché con loro abbiamo fatto una convenzione proprio qualche settimana fa, sempre nel campo della cultura. Noi riteniamo che un'azienda grande come la nostra debba assolutamente essere parte integrante del territorio. Questo lo riteniamo qualcosa di fondamentale che deve essere nel DNA di un'azienda seria ed importante come la nostra. E abbiamo firmato una convenzione per la realizzazione di una sala lettura di lettura di libri antichi, in particolare di esposizione di libri antichi per il museo, quindi speriamo nel giro di poco tempo di poterla realizzare. Per questo grazie. E ho lasciato per ultimo il magnifico rettore dell'Università del Salento, perché quando gli ho scritto qualche settimana fa gli ho chiesto la disponibilità ad essere presente, perché noi stasera premiamo anche, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, premiamo anche dei ricercatori. E quando io gli ho mandato un'email spiegando anche chiarendo qual era lo spirito dell'iniziativa, non ha perso nemmeno tempo a rispondermi, e immediatamente ha accettato. Per questo un ringraziamento particolare. E niente, lo spirito con cui da 5 anni organizziamo queste borse di studio sono sostanzialmente quella, innanzitutto, di promuovere cultura, dare delle possibilità, perché noi riteniamo che queste siano delle possibilità per gli studenti, e soprattutto premiare il merito. Questo è un principio al quale noi, sia io personalmente, ma anche come azienda, è un obiettivo al quale miriamo. È giusto che le emergenze, il merito venga fuori. Grazie a tutti. Io a questo punto inviterei il mio rettore a darci il suo saluto. È un saluto velocissimo, perché non voglio far perdere tempo a tutti quanti voi. Io sono venuto molto volentieri per due ragioni: prima, perché sono belle queste manifestazioni, e vi dirò perché, e poi perché lui è il mio allievo e quindi mi ha preso al cuore dicendo che dovevo venire perché un ex allievo voleva la mia presenza. Come si fa a dire di no un ex allievo che ti riconosce ancora professore dopo 20 anni, che ha fatto l'esame con me anche lì? Queste manifestazioni sono importanti perché sottolineano una cosa fondamentale: il merito. Quindi i ragazzi che si impegnano, che sono seri, che si conquisteranno nella vita posizioni importanti, perché hanno costruito un percorso formativo in cui hanno interiorizzato tante di quelle formazioni.
importante che noi. Questo è un buon esempio, quindi la sottolineatura di questo buon esempio è un fatto che l'università non può che attrezzare e viene ad affiancarvi proprio per dare questo sentimento. Oggi il mondo è diviso in tante situazioni delle giustizie, però le cose che restano costanti sono quelle che il valore personale dell'individuo non crea grossi confini in quelle che sono le sue possibilità di crescita. Allora bisogna investire nel capitale umano e quindi in quello che voi fate, studiare, impegnarsi a crescere la propria cultura, perché si diventa buoni cittadini e si diventa indipendenti da questa società. Si sviluppa lo spirito di vita. Quindi queste iniziative noi siamo felici che voi le facciamo, siamo felici che l'azienda in qualche maniera riesca ad essere presente sul territorio, facendosi sentire parte del territorio, non comunque a quest'anno. Questo è un dato che è importante che voi continuate a fare, anche perché, oltre all'occupazione, alcune ricadute che sono sulla cultura sono strategiche per tutto il territorio e per l'azienda. Grazie. Ringraziamo il direttore dell'Università del Salento, il professor Nicola Forgia, ma questa finestra sull'università la proseguiamo, perché adesso sarà il momento che salga sul palco la dottoressa Daniela De Leo, professoressa, che è colei che come per tradizione stila le tracce su cui poi si devono cimentare i ragazzi che li hanno portati poi a questa serata ad accogliere questo premio della COGE. Quindi invito la professoressa a guadagnare il palco. E dopo lei cederemo la parola a lei, poi sicuramente continueremo ancora questa finestra, come dicevo prima, premiando due ricercatori dell'Università del Salento. Intanto la parola alla professoressa De Leo. Darei la parola dopo il magnifico rettore, aprendo veramente in punta di piedi. Prima di tutto vi ringrazio, per me è la terza volta che sono qui. E in questa quinta edizione la mia emozione inizia qualche mese prima, quando l'ingegnere mi invia le macro aree sulle quali devo elaborare le tracce per i nostri studenti. Inizia l'emozione, inizia la riflessione, inizia a proporre a questi nostri ragazzi una riflessione sul loro futuro, su come loro guardano la vita, su come la affrontano e soprattutto su come si sentono in questa società. Quest'anno le macro aree erano la fame effimera, fame eterna, giovani in società e quindi la violenza oggi. Mi ho toccato un tasto nelle macro aree che anche il contesto nel quale ci troviamo ci fa riflettere. E che cosa ho pensato prima di venire qui, collegandolo appunto a quel giorno che scrivevo le tracce per questi ragazzi? Lo sguardo. E vi dirò anche perché. Lo sguardo di questi ragazzi, me lo ricordavo nelle edizioni precedenti, la loro gioia di salire sul palco. Quello sguardo mi immaginavo davanti al foglio bianco prima di iniziare a fare una traccia, lo proviamo anche noi, prima di iniziare a scrivere i nostri libri, i nostri articoli. Quella sfida di guardare non solo al di là e quindi alla società che ci circonda, ma soprattutto iniziare da dentro. E quella speranza che abbiamo nello sguardo dei giovani. Con l'ingegnere qui presente abbiamo voluto, e ve lo diciamo in anteprima, con grande soddisfazione, pubblicare le tracce delle 5 edizioni. Il titolo l'avete dato voi, l'hanno dato i ragazzi di Brindisi, l'ha dato Melissa, lo sguardo protagonista. Il libro si intitolerà proprio così, lo sguardo protagonista, lo sguardo dei nostri ragazzi, ragazzi che guardano alla legalità, che guardano alla società, che guardano a noi, docenti, è bellissimo il rapporto magnifico rettore tra professore e alunno. E io oggi ho una ragazza che presenterò fra poco, quando l'alunno riesce a realizzare i nostri sogni, là è il vero maestro che si sente arrivato, raggiunto. Quello è il nostro obiettivo, al di là delle nostre carriere, al di là dei nostri risultati personali. Questo legame che ci rende eterni è proprio il loro, è questo rapporto tra professori e alunni. E quindi vi ringrazio veramente per queste grandi emozioni.
e vorrei che questo sguardo dei ragazzi ci fosse sempre su di noi, anche nelle nostre scelte nel mondo della politica, nelle nostre scelte nel mondo scolastico, culturale, universitario. Lo sguardo loro, perché loro sono i veri protagonisti della nostra società. Quindi questo libro, che speriamo ci sia anche l'intervento del magnifico lettore su questo nostro libro che stiamo per scrivere, perché ovviamente aspettavamo le ultime tracce, e sarà proprio, avrà questo titolo, Lo sguardo protagonista. Grazie a tutti e auguri. Che ha realizzato questo bel risultato, questo suo sogno. Complimenti.